Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse. Come potete notare, siamo al momento in una sala d'attesa per avviare una missione multiplayer. Che poi vabbè, non è una missione, ma un semplice scontro. Me l'avete chiesto davvero in tanti nei commenti, quindi ho detto ma sì, ci facciamo una bella party tozza online. E tra l'altro ho notato che nell'ultimo periodo c'erano un po' di problemi per quanto riguarda i server. Però ora la situazione sembra essere cambiata. Quindi ragazzi, vediamo un po' che personaggio scegliere. Io sarei propenso verso il nostro caro Vegeta Super Saiyan di quarto livello, ragazzi, perché è davvero fortissimo. Quindi sceglierò lui. Dobbiamo scegliere anche il luogo in cui combattere. E direi di scegliere... Cos'è? Non mi ha dato il tempo. Non so cosa diavolo sia successo, ragazzi miei. Ma guardate un po'. Oh cavolo, sono tutti personaggi personalizzati. Forse dovevo sceglierlo anche così. Ad ogni modo, a quanto pare noi saremmo i più forti, visto che al momento sono anche lost. Comunque ragazzi, Project Raman, si chiama costui, però è forte ragazzi, cioè riesce a reggere bene le botte e sta già facendo una mossa... No, non l'ha fatta più. Oh, aspetta, adesso che la fa, attenzione, via via. Non so perché, ma quando fa una mossa speciale poi si blocca, ma chi è che le fa di continuo ste mosse? Allora, adesso tocca a me, beccatevi un lampo finale. Young Gods 2018 si arrende, ma davvero? Ma non fai il vigliacco, ma perché ti arrendi? Scusa, Allora, fate uno scontro come si deve. Ma forse era un nostro amico, sì. Young Gods è un nostro amico, ragazzi. E perché si arrende? Scusa. Non è che stiamo andando male, anzi, direi che ce la stiamo cavando anche benino. Comunque, ho sentito urlare una Kamehameha. Noi facciamo ora un attacco luminoso. Young Gods, infatti, è morto, a quanto pare. Oh, che cazzo è? Oh, mamma mia. Attenzione, curati. Meno male ragazzi che mi sono curato, ma è fortissimo. No ragazzi, ma è buggato, non ci credo. No ragazzi, no. Guardate ancora, insiste. No no ragazzi, guardate, ma è possibile. Allora, spostiamoci. Meno male che mi sono spostato giusto in tempo, Allora, vieni qui mio caro Project, come cavolo ti chiami. Beccati sto colpo. Non si fa nulla. Allora, io mi sto chiedendo il perché di tutto ciò. Beccati questo. Ecco qua. L'ho preso? Ma si para ma non si fa nulla, ragazzi, ma incomincia ad essere davvero ridicola la cosa. Non posso crederci. Allora, eliminiamo sto project prima che curi tutti gli amici, no? Ecco qua, ci stiamo facendo molto male. Abbiamo ucciso anche un altro tizio che era qui in zona. Ricarichiamo subito l'energia. Ecco, fai presto prima che sto project qui gli viene in mente di attaccare. E ora, prima che curi troppo l'amico, lo attacchiamo. Non gli abbiamo fatto nulla ragazzi perché si para. Ma è davvero fortissimo. Io non so come sia possibile. Forse è davvero di un livello molto molto elevato. Sarà questa la motivazione. Comunque lo scontro a quanto pare sta anche per volgere a termine. Ci manca circa... Oh ma peccato. Via via, attenzione. Devo alzarmi, devo alzarmi. Ecco ecco, dobbiamo colpire adesso che è a quanto pare occupato. No ragazzi, non l'ho beccato. Via via via. Allora, devo subito mettermi qualcosa per curarmi, bene. E come vedete fa delle Kamehameha di continuo, ma non capisco come sia possibile. Oh, aspetta, amico mio. Tu ti becchi un paio di botte e muori. Mannaggia. Davvero, questi mi stanno facendo proprio incazzare. Ecco, pigliati un paio di colpi di questo genere, bene. Ora teniamo sott'occhio l'altro, infatti, il Project Ranmala, come cazzo si chiama. L'ho beccato? Ragazzi, ma non si fa nulla. Ma non è possibile, oh. Allora... Incominciamo a ricaricare un po' di energia. Forse ora questo Project Raman, o Ramen dovrebbe leggersi, sta morendo. Tempo scaduto. Ragazzi, mi è stato uno scontro davvero fuori di testa. Abbiamo vinto, tra l'altro. Ma com'è possibile, oh? Ma io qua voglio la rivincita. O meglio, voglio dare la rivincita, perché a quanto pare abbiamo vinto. In attesa di input. Bene. Ed eccoci qui, ragazzi miei. Bisogna scegliere nuovamente il nostro personaggio. Potrei scegliere Goku? Oh, Super Sfera Genkidama. Ma sì, ragazzi, scegliamo Goku, va. Al momento voglio godermi appieno uno scontro di questo genere. Quindi, come mondo, direi di scegliere il mondo di Kaioshin. Mi è sempre piaciuto. Ed eccoci qui, vediamo. Ma no, ma perché solo io ho scelto un personaggio che non è quello personalizzato? Quindi, eccoci qui, ragazzi. Mi dispiace un po' di sta cosa. Però loro hanno davvero personaggi molto più potenti. Peccato che al momento non ci sia più quel Rama o come cavolo si chiama. Quindi dobbiamo picchiare normalmente. Spostiamoci da qua perché incomincio a vedere esplosioni random e cose di questo genere. Ecco, qualcuno mi ha beccato. Allora, facciamo... Oh, non posso farla. Datemi un attimo, Super Sfera Genkidama.
Eccoci qui, siamo pronti. Beccatevi questa, amici miei. Mamma mia, che figata assurda. Chi ho beccato? Non ditemi che non ho beccato nessuno, perché mi metto a piangere. Cosa ho qui? Mettiamo la capsula, va. Che sta a fa quel Narcox? Scusa, super Kamehameha. Colpisci. Sei parato. Allora, ragazzi, oh mamma mia, attenzione. Ma non mi scende il livello di energia? Cannone dell'aura cos'è? Allora, qui c'è carica massima. Mannaggia, gente che mi viene alle spalle. Beccatevi sti pugni, va. No, ragazzi, ma nel multiplayer è davvero una confusione che non avete davvero idea. Guardate, non si capisce nulla. Ecco, lo sto picchiando finalmente, bene. Ora, no, mi confondo con i tasti. Allora, qui c'è la carica massima e si ricarica così. Ora, super Kamehameha e beccati sto colpo. Non gli ho fatto nulla? Ma perché? Forse devo picchiare gli altri. Oh, ma beccato con la sfera. Cos'è? La sfera di Majin Buu o sbaglio? Allora, rimettiamo subito un po' di energia. Eccoci qui. Siamo pronti per attaccare. Poi, super Kamehameha. Oh, finalmente. Sembra che resti un ultimo colpo da fare. Becchiamolo. Mannaggia, ragazzi, non l'ho preso purtroppo. Cos'è che posso fare? Super Dragone. Vediamo un po' sta mossa com'è. Oh, mi ha allontanato. Che cazzo succede? Oh, sta laggando? Ragazzi, questo è lag. La tua squadra ha vinto. Però abbiamo fatto una vittoria davvero inspiegabile, ragazzi. Davvero nonsense. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Per cui vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Superiamo i 1000 mi piace per questo video. E anche di iscrivervi al canale. Quindi, ragazzi, alla prossima. Ciao!